Io sto imboccando a Pinky perché Pinky, come vedete, è raffreddata, grosse difficoltà a respirare, però Pinky, quando la chiudiamo in gabbia, purtroppo cade in depressione e non mangia. Non mangiando si fa venire l'acido lipidosi. Lei non è tanto santa come sembra perché morde, graffia e siccome io non voglio che lei resti digiuna perché sennò poi gli diventa la pipì arancione, entra in ittero, sta male. Siccome lo so che lei non mangia quando è in gabbia, allora preveniamo e la faccio mangiare perché da stamattina non ha toccato cibo. E purtroppo io lo so, da libera non si fa curare. E ora era arrivata proprio al limite che non respirava più, aveva grosse difficoltà, aveva bisogno proprio dell'antibiotico. Perché la sua è una forma recidiva batterica che purtroppo gli ritorna sempre, sempre, sempre. E anche la veterinaria ha detto: non ci puoi fare niente, quando la vedi proprio al limite, che non ce la fa più a respirare, la prendi e pazienza, la imbocchi perché lei da sola non mangia, in gabbia non vuole stare e per rifiuto di farmi capire che non vuole stare in gabbia non mangia. Non mangiando, entra in ittero e poi ha bisogno pure delle flebo, di ancora più medicine di quelle che già deve fare. Allora, per evitare che peggiori ancora di più la situazione, la imbocco. Vero, Pinky? Non potevi mangiare da sola? Noi mica ti abbiamo chiuso per farti del male. Perché ti stiamo aiutando, stupidina? Ora già ho dovuto togliere tutto, lettino, lettiera, perché appena vede che capisce che io la voglio aiutare, si fa subito la pipì addosso, la cacca, infatti ho pulito tutto e già si era fatta la cacca e la pipì addosso, vero Pinky? Chi faceva queste cose? Mi ha pure afferrato con tutte e quattro le zampe, mi ha fatto uscire un po' di sangue, ma non fa niente, vero Pinky? Vero Pincarella? Noi lo facciamo per il tuo bene, tesoro, mica perché ci piace. Ti pare non abbiamo niente da fare? Ci sono tutti i gattini che ancora di là devo andare a fare. Ti pare a te? Lavoro ce n'è tanto tanto. Pinky, non gli posso dare la D perché la D gli fa venire la diarrea. E l'unica cosa che gli posso dare è il cibo di Cetti, frullato. È passato il gastrointestinale, vero? Dai, ingoia. Dai, dai, che non hai mangiato niente oggi. Stupidina, eh? Brava. Brava, Pinky, brava. Brava, Pinky. Se l'hai mangiato tutto, forse ne voleva di più. È vero, Pinky?